Eccoci qua, un altro video sul chiacchiericcio in generale con uno sfondo bellissimo, veramente bello, l'abbiamo messo in prestito e quindi non è rubare se si prende in prestito. Qui con me, complice di questo prestito, Mi Luca Libre. Ciao Luca. metti in mezzo, comunque, Ah, io buongiorno. non ho fatto niente, quindi Salve a tutti chi ovviamente. ci seguirà in questo video e ben ritrovati in nuovi video del lato viola del ring. Assolutamente sì. Argomento è Sì. la nuova Bloodline capeggiata da Solo Sikoa. Secondo voi è pronta per il main event più o meno della WWE? Andiamo a ricapitolare un attimo quello che è successo, Sì. ok? WrestleMania, Cody Rhodes batte Roman Reigns, giorno dopo successivo, comunque Raw successivo, SmackDown successivo. Solo Sikoa già inizia a mettere le basi per il nuovo dominio. Ricordiamo sempre che lui era quello stato nominato da Roman Reigns precedentemente, no? Jimmy Uso ci sperava, in realtà non è andata così. Poi con l'infortunio di Jimmy Uso, questo ha propiziato ancora di più come si chiama? Il vantaggio a parte Solo Sikoa come nuovo leader della Bloodline, e mano a mano si sta costruendo una propria stable. Ok? Quindi è arrivato Tama Tonga in una puntata di SmackDown e l'ultimo arrivato durante Backlash France è stato Tangaloa, scusate, con il quale praticamente ha ricostruito la coppia famigerata Degree of Destiny in AJPW. Secondo miglior tag team al mondo dopo i Good Brothers. Sì, decisamente sì, decisamente sì, decisamente sì. Anche i Los Villanos fanno il loro. Dicevamo, allora, quindi il punto è, secondo noi, e quello che chiedo un po' a voi e quello che chiedo un po' a Luca, Sì. questa nuova costruzione di questa nuova Bloodline da parte di Solo Sikoa, sempre fiancheggiato da Poleman, così un po' no, Poleman, ecco. Ma è pronta per il main event della WWE, Luca? Allora, rispondendo precisamente alla tua domanda, io ti dico di no. Perché? Perché comunque in questo momento i personaggi, i componenti sono tre, tolto Heyman. Solo Sikoa, leader, Tama Tonga, Tangaloa. Solo Sikoa che è sì da un bel po' ormai di tempo in WWE, ma ha evidenti limiti. Per me non sarà mai un main event. E comunque lo dimostra sempre perché adesso non è che stiamo parlando di un fenomeno, appunto. Gli altri due sono esperti. Tama Tonga viene anche da una buona, come dire, performance a Backlash. Tangalo, anche lui è esperto, anche se sappiamo che la sua qualità è molto bassa, e quindi anche loro sono un'incognita, anche perché, soprattutto Tama Tonga in WWE non c'è mai stato, e Tangaloa ha fatto soltanto, c'è stato in WWE, ma è passato da NXT e comunque nel main roster anche ruoli molto molto in secondo piano. Uno stint E, dimenticabile. esatto, tanti nemmeno si sono accorti che lui era già stato in WWE, quindi questo ti fa già capire tante cose. Sì, sono delle incognite, ti dico la verità, non che non ho tante belle speranze, però io mi voglio aggrappare al fatto che comunque dopo ci sarà un'altra parte di storia, dove magari torneranno gli Uso, tornerà Roman Reigns, quindi almeno sul racconto secondo me possono giocarsela bene. Sul punto di vista tecnico, barra ring, ho molti dubbi, molte perplessità. Insomma, ho tanti dubbi, punto. Allora, secondo me il punto fondamentale è questo. Solo Sikoa in anni di apprendistato vicino a Roman Reigns e Poleman, qualcosa è migliorato, perché prima era lo zero assoluto, adesso però no, non siamo arrivati alla sufficienza ancora, ok? Esatto. Questo è il problema principale, secondo me. Ha bisogno ancora un po' di tempo per maturare. Lui come performer
con il microfono in mano, perché adesso gli è stato richiesto anche di fare dei promo in quanto nuovo leader della nuova Bloodline, ok? Tamatonga e Tangaloa sono due incognite grosse, molto grosse, sicuramente lottatori di esperienza, entrambi più o meno sulla quarantina, e sotto questo aspetto comunque possono sempre, diciamo, aiutare il buon Saulo Sikoa a cercare di reggere, no, la baracca. Ma Luca, Sì. secondo me, e presumo anche secondo te, Sì. chi potrà fare la differenza sarà il nuovo entrante, Giacomo Fatu. Jacob Fatu, che è quello bravo della famiglia. Ma quello veramente è bravo. Come? Però occhio, secondo me, siamo sicuri che entrerà in questa nuova Bloodline o nella vecchia? Secondo me entra in questa nuova. Io ti dico che a E prescindere da dove entri, lui è un innesto che farà la differenza. sì, lui è veramente bravo. Poi, comunque, come lottatore, si è visto in MLW, al di là del fatto che sia stato in MLW, ha fatto fare bei match ad Hammerstone, tanto per farvi Esattamente. capire. Ma a Cioè, tanti altri ha fatto fare bei match, sì, adesso un po' me lo sto anche Lex recuperando. Luger è andato bene, Esatto. Lex Luger non è stato buono, né buono a poco, eccetera. Comunque, un ottimo lottatore, secondo me andrà nella nuova Bloodline e spodesterà solo Sikoa. Ok, è una bella chiave di lettura questa. Esattamente, perché è il leader vero fondamentalmente Sì. di questa nuova fazione dal vecchio nome fondamentalmente. Ok, che ci sarà il discorso della vecchia Bloodline con Roman Reigns, con i fratelli Uso, con The Forse io lo vedo più un The Rock contro Roman Reigns a lungo andare. Rock. Ah, addirittura. Però cioè, rimanendo sul tema nuova Bloodline, quindi non prendendo in considerazione la vecchia, noi adesso Certo. stiamo dicendo vecchia e nuova, Sì, ma comunque ci assolutamente. Beh, abbiamo capiamo. fatto logico. Esatto. Prendendo in considerazione appunto solo quella nuova, io mi sento di dire che se Jacob Fatu va in quella nuova, come hai detto tu, sarà il leader o comunque prenderà il posto di leader a lungo andare. Però occhio che potrebbe anche esserci l'innesto di Zilla, Fatu, Sì, è vero. un altro della famiglia Samoana. Però c'è un'altra chiave di lettura interessante, secondo me, che ce l'ha data Fabrizio qualche giorno fa durante Backlash, che solo se cose sta facendo la sua stable non di Samoani. No, esatto, di Tonga. Quindi, esatto. Quindi, non so, ci sono tante chiavi di lettura. Al momento, però, la mia opinione resta quella che ti ho detto poco fa. Non sono pronti per avere un No. ruolo importante. Allora, non credo nemmeno io che sono pronti. Logicamente lo possono diventare, però non credo se ci sia tempo utile per aspettarli a questo. Quello, Esatto. il mio più grosso dubbio è questo, cioè sì, potranno diventare qualcosa di interessante, ma non credo ci sarà un tempo utile nel momento in cui questa Bloodline abbia, diciamo, modo di diventare qualcosa di importante. Secondo me si sfalderà prima sotto i colpi del vecchio Roman Reigns, ex Tribal Chief, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto è che adesso però ha già vinto Backlash con l'intervento di Tangaloa, è difficile scrollarcela da quel punto lì, perché si è presa, diciamo, di forza un determinato gradino, hai battuto Kevin Owens, hai battuto Randy Orton, non due No, così no, a è vero. caso, in un match che effettivamente è stato solo Kevin Owens quel match, ok? Perché il buon Randy Orton, poca roba. Però, diciamo, però alla fine l'ha vinto la Bloodline, in un modo o nell'altro, però l'ha vinto la Bloodline. E quindi quel posto lì se l'è guadagnato di diritto. Sì. Staremo a vedere cosa accadrà. Allora, signori, io vi ringrazio per averci seguito fino adesso. Ringrazio Luca per avermi fatto compagnia in questo pazzo viaggio e questa pazza chiacchierata. Grazie a te, Leo, e i ragazzi che ci seguono, ovviamente fateci sapere la vostra nei commenti.
Solamente scrivete tutti i commenti nella casella dei commenti, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per le notifiche. Iscrivetevi anche ai gruppi Telegram, link in descrizione, signori. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Ciao ciao!